Ostuni Notizie Sport. Ostuni Notizie Sport, un appuntamento in collaborazione con Bar Pasticceria da Pasquale, la nostra specialità, il pasticciotto artigianale. Vieni a trovarci nei pressi di Piazza della Libertà ad Ostuni. Mozzarella & Co, salumeria e prodotti tipici da gustare. Piazza della Libertà, Ostuni. Grafiche Nacci, idee per passione, le nostre offerte per la vostra azienda. Zona industriale, Ostuni. L'Olimpico Ostuni c'entra la seconda vittoria stagionale, battendo 6-3 il Campobasso al termine di una gara dominata per buona parte dai gialloblu, che come al solito hanno avuto un momento di blackout che ha rischiato di rimettere in discussione la gara. Ostuni in maglia gialloblu che voleva riscattare la sfortunata sconfitta di Potenza, che aveva lasciato in eredità anche la squalifica di mister Castellana, costretto a guardare la partita dalla tribuna. Al suo posto mister Cristian Greco, che ha saputo guidare i suoi ragazzi superando i momenti difficili. Ostuni in vantaggio dopo 2 minuti con Elia, che ruba palla a centrocampo, supera il portiere avversario e mette in rete 1-0. L'Ostuni controlla la gara senza problemi, Fiorentino colpisce l'incrocio dei pali, poi la lunga pausa causata da un problema al cronometro. Il raddoppio dell'Olympique arriva alla mezz'ora con Fiorentino, ben servito da Faria. Il Campobasso reagisce, ma l'Ostuni tiene bene fino a 20 secondi dal termine della prima frazione, quando gli ospiti, approfittando del solito errore difensivo, accorciano le distanze con Ruscica. 2-1. Il gol fa arrabbiare tantissimo mister Castellana in tribuna e mister Greco in panchina, ma l'inizio del secondo tempo sembra la prosecuzione del finale della prima frazione. Il Campobasso pareggia dopo soli 30 secondi con Marro, con un tiro che termina beffardamente tra palo e portiere. 2-2. L'Ostuni barcolla ed il Campobasso ne approfitta con Oriente, che al settimo completa il clamoroso ribaltone. 2-3. Proprio sul ciglio del burrone l'Olympique rialza la testa. Dopo soli 30 secondi Faria con una magia fa 3-3. E dopo appena 10 secondi Elia ribalta il risultato. 4-3. Il Palasport esplode per lo scampato pericolo. Il Campobasso si sbilancia e l'Olympique colpisce in contropiede prima con Fiorentino all'ottavo, poi con Faria ad 1 minuto dal termine e a porta vuota. Finisce 6-3 per l'Olympique che martedì tornerà in campo sul parquet del CUS Campobasso prima della sfida interna di sabato prossimo contro il Conversano. In sala stampa impressioni dei due tecnici Greco e Pizzuto e del presidente dell'Olympique Daniele Andriola. Nel secondo tempo siamo partiti davvero concentrati e motivati per ribaltare il risultato e così è stato. Poi è bastati veramente un attimo per perdere la bussola e andare sotto di due, è qualcosa di difficilmente spiegabile a caldo, quindi va un po' analizzati quali sono stati i nostri errori e poi l'inerzia della partita si è girata, non siamo riusciti più a rientrare. Siamo una squadra che ancora si perde su certi dettagli, non riusciamo a tenere una condotta unitaria per tutta la partita, quindi abbiamo periodi in cui ci va bene e poi in 2 minuti riusciamo a buttare tutto quanto. Anche alla fine del primo tempo, prendere gol a 20 secondi alla fine del primo tempo non è la cosa migliore. Il secondo tempo abbiamo cominciato malissimo, siamo andati addirittura sotto e lì c'è stato un po' di paura. Poi abbiamo visto che questa squadra, quando riesce a spingere sull'acceleratore in un certo modo, poi diventa devastante, perché abbiamo ribaltato la partita in pochissimo tempo. Però dobbiamo migliorare su questi aspetti. Noi dobbiamo capire che siamo in Serie B, questi minimi errori di disattenzione, proprio gli errori più banali, li paghi a carissimo prezzo. Noi abbiamo qualche problema in fase difensiva che stiamo cercando di correggere. A livello di attenzione, a livello di specificità di certi errori, stiamo lavorando molto in settimana sulla fase difensiva. Ancora oggi balbettiamo su questo aspetto, però dobbiamo per forza migliorare se vogliamo cercare di fare il campionato che ci aspettiamo di fare. Stiamo lavorando e man mano ogni settimana dovremo dare qualcosa in più, perché sennò di questo passo sarà veramente dura. Un'altra settimana intensa, martedì si va a Campobasso, poi viene Conversano. Sì, abbiamo 3 partite praticamente in 7 giorni e dovremo darci da fare da subito. Già da domani dovranno vedersi con il mister e poi martedì la trasferta.